I bambini sono come pesciolini, adorano l'acqua. E Che tu come lo sai? bello! Perché lo so, non vivo in un portacipere come tua cognata io. Ci sono un sacco di cose che Flor sa, vero? Tante che so e altre che non so. Per esempio, non so se è vero che la ragazza della festa ci ha provato con te e tu volevi allontanarla e non potevi. Chi te l'ha detto? Nicolas, è vero? Sì. E perché non me l'hai detto prima? E perché farlo? Tanto non mi avresti ascoltato, quindi. E poi tu sei ancora innamorata di... dell'altro, o no? Si deve giocare con il bambino durante il bagnetto, altrimenti a lui sì, non piace, sì, vero? Certo. E intanto evita il discorso e non risponde a quello che gli ho chiesto, vero? Ti giuro che vorrei risponderti, ma la verità è che non mi posso togliere dalla testa quella persona. Flor, a che cosa stavi pensando? Yo sé que tendrás razones para el amor, pero solo una palabra borrará tu dolor. Tienes que probarme, no te vayas, porque estoy lleno de besos y quiero curarte el alma. Ven a mí, te cuidaré. Abbiamo quasi finito, mi aiuti, Franco? Ah, perché Federico non chiama? Tienimi questo. Spero che la trovi prima della polizia, eccoci, perché se mai la vede la polizia le prende un infarto. No, io ho già parlato con le mie fatine di marcichita e non succederà niente. Vieni qui, che c'è freddo, piccolino. Flor. Non succederà niente, stai tranquillo. Dimmi, tu stai bene in questa casa? Sì, perché? Come potrei non stare bene? A volte vorrei stare su Plutone, ma mi piace stare qui. Beh, non preoccuparti, che ora con il torneo ne avrai uno in meno. Come? Perché uno in meno? A me piace che tu ci sia. A volte vorrei ucciderti, ma altre mi fai ridere, mi diverti. Perché allora non vieni con me? Dai, ti prego, vieni con me, ti divertirai, sul serio, te lo giuro. Come amici, come amici. Prendila come una vacanza, sei mai stata in Brasile? Conosci il mare? No, non lo conosco. Ma credo sia bellissimo, tante volte mio padre me ne ha parlato. No? Non è bellissimo il mare? Ti ringrazio per le notizie. Se sai qualcos'altro chiamami subito, Nicholas, va bene? Ciao, a presto. Ciao, Mattias, si sa qualcosa di Maya? No, non si sa niente. Ma il peggio è che se non la trova Federico, la troverà la polizia quando arriva al terminal. E comunque grazie per avermi avvertito. Era la cosa giusta da fare. Senti... E come l'ha presa Federico? Male. Perché l'ha saputo nel modo peggiore. Sì. E io non mi perdonerò mai di aver mentito al mio migliore amico. Ecco fatto quanto profumiamo adesso. Bambino è già stato cambiato, pulito, sistemato e soprattutto ben lavato? Sì, ci abbiamo pensato io e Franco. Franco! Sta sistemando. Va bene, allora dammelo adesso. Che furba che è! Lo vuole adesso che è pulito e profumato? Farà così con i suoi figli. Li prenderà solo quando profumeranno di lavanda. Ma è ovvio, cara. Del lavoro sporco se ne occupa il personale di servizio. Non le rispondo perché devo aiutare Franco. Aspettami. Ora torna, Flor. Se mi tiri un'altra volta una delle tue schifezze, giuro che ti metto un tappo. Ah,
vediamo, dove ti metto, dove ti metto? Sì, Mercedes aveva ragione, i bambini ti tagliano proprio le ali, ti rovinano la vita, dove ti metto, impiccio? Federico, che non ti venga in mente di chiedermi uno di questi cosi perché non te lo darò mai. Vediamo, piccolina. Mamma è venuta a prenderti! È venuta mamma a prenderti! Che fortuna, ce ne andiamo e non ti vedrò mai più! Vediamo, mammina! Salve, le ho portato il catalogo! Ah! Finalmente! Tienimelo, tienimelo! Shh, shh, zitto, zitto tesoro, che questo è il mio momento, non ci provare, eh! Ah, che meraviglia! Sono due anni che aspetto questo momento, finalmente è arrivato, ma non ti pagherò visto quanto ci hai messo e non mi dire niente, non mi dire niente, vattene, vattene, perché altrimenti ti querelo, shh! Cosa ne faccio del bambino? Mettilo da qualche parte, anche per terra, ma con delicatezza. Figurati se adesso mi devo occupare. Shh, piccolino, devo fare delle cose molto importanti. Ah. Io vado. Questo è proprio bello. Shh. Davvero, Flor, tu non immagini quello che è. Ti metti in spiaggia così e con il sole. Il bambino? Dov'è il bambino? Dov'è il bambino? Si è addormentato, l'ho lasciato nello studio, poverino. Ci ho messo. No, 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 non andate, si è appena addormentato. Sai quanto mi ci è voluto per farlo dormire? È talmente vivace. Sì, è vero, non andiamo perché sennò si sveglia. Andiamo da Pepita. Ah, sì. Poverino, è disorientato, come un pinguino nel deserto. Carina questa. Pinguino. Sì, divertente, un pinguino. Andate, andate da lui. Ciao, ragazzi. Micio, 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 micio. Cucciolotto. Neanche il catalogo in pace si può vedere in questa casa. Ah, oh, il primo che mi viene a dire di avere un bambino, ti giuro che lo ammazzo! Questi tre pacchetti di caramelle che tu non ce l'hai la fidanzata. Ma io ce l'ho la fidanzata, quindi questi tre pacchetti di caramelle sono miei e non me li chiedete che non ve li do. E se hanno bugia e Roberta ti baciamo di prepotenza. Fate come volete. Sai cosa? Ora la chiamo e la faccio venire qui così non rompete più, eh? Figurati. Ragazze, non avete visto qui il... qualcosa di strano? No, l'unica cosa strana che ho visto parla con noi ora. Ciao! Yeah. Micio, 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 micio. Pepita? Sì, entra. Come stai? Bene, tu? Bene, sì, molto bene. Ti ho portato uno spuntino così sarai più ispirato. Che bello. Cominciavo ad avere fame. Anche io. Se vuoi ti faccio compagnia. Cuginetto? Certo. Come va? State? Ehi! Tutto bene? State ingrassando per Natale. Guarda, guarda, questi sono buonissimi. La situazione è sotto controllo, non si trova, ma... Bene. La polizia sta aspettando l'auto. Allora è tutto a posto. Sta arrivando. Quindi non parliamone più. Perché non suoni il pezzo che suonavi prima? Non mi diverte? Dai, dai, suona! Allora? Sì, quella, dai! Ma dai, è scema! A me piace, quindi suona! Smettila di farti pregare, suona! Non me divierte cantar muy despacito. Non me divierte che il mondo salta al chico. Non me divierte che se hayan ido todos. Non me divierte, no. Y a veces pienso che siempre la verdad.
succede? Il bambino? Il bambino dorme come un angelo nello studio. Quindi per questo volevo chiedervi, suonate pure, possiamo? Ma non fate molto rumore, altrimenti lo svegliate. Certo. Vabbè, sì, ci grazie. Tutto in ordine, lo dirò a Federico, molto bene. Bene. Ma che impicciona, ma che gliela importa se è in ordine? È pazza, dai, suona.